E ben ritrovati con City Life Mattino, nello spazio che riserviamo alla conoscenza delle associazioni del territorio novese. Lo stiamo facendo in collaborazione con Bruno Ferretti, il disability manager del comune di Novi. Questo è lo spazio in cui di solito interviene lui, così come è stato la scorsa settimana. Abbiamo deciso oggi di presentarvi un'altra delle associazioni che hanno a che fare anche con il disability manager. È l'associazione ANMIL, di cui è rappresentante Claudio Visciglia al telefono con noi. Buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a lei. Allora, la scorsa settimana Bruno ha cercato già di darci un'infarinatura di quello che è ANMIL e di che cosa si occupa, però vogliamo sentire un po' dalla viva voce di uno dei rappresentanti di questa associazione che cos'è, quali sono le vostre iniziative. Allora, ANMIL nasce da 70 anni come CAF, punto d'appoggio, e da un paio d'anni a questa parte abbiamo creato il ramo ANMIL Sport Italia, dove praticamente rappresentiamo tutti i disabili sul lavoro e non dandogli la possibilità di fare un inserimento sportivo. Noi trattiamo 5 sport, tra cui tutto il paraciclismo, tiro con l'arco, canottaggio, bocce e sci. Diciamo che al momento la squadra più forte, siamo anche campioni a livello di squadra d'Italia del 2015, e nel paraciclismo, e stiamo cercando di rilanciare il gioco delle bocce perché è un gioco che sta avvicinando a tutte le età. Al momento stiamo anche cercando di rilanciare l'Alessandrino con vari progetti. Abbiamo liberamente la prossima settimana con Bruno Ferretti, che è il 16, 17, 18 e 19 a Novi Ligure nella piazza degli Artini, mentre sempre il 16 in Alessandria facciamo memoria di un ragazzo che è mancato e facciamo breve giro di rappresentazione con delle gare di bici per normodotati. Mentre poi abbiamo creato un avvenimento il 17 di settembre che è Bici per Tutti, dove vorremmo far partecipare il maggior numero possibile disabili e non, per creare una grande famiglia in una giornata in bici tutti insieme. Ecco, quindi evidentemente lo sport come strumento di uguaglianza, uno sport davvero senza barriere. Claudio Visciglia è anche atleta, tra l'altro, di handbike, quindi magari ci può davvero spiegare in che modo lo sport riesce a fare stare meglio anche persone che hanno problemi particolari. Sì, io posso dire personalmente che da quando ho iniziato a fare sport da disabile sono rinato, è nato una seconda persona, una seconda possibilità. Perché diciamo che è una medicina naturale il cui ti permette di stare meglio e stare in libertà e in autonomia. Questo adesso lo stiamo affrontando anche con appunto i vari comuni e non solo l'INAIL, che si dà la possibilità di contattare varie persone disabili che è da tempo che sono a casa, diciamo in una fase di depressione acuta e non sanno come reagire. Arriviamo noi a dargli una mano, perché parlando tra disabili e disabile non puoi dirmi non capisco quello che stai provando, mentre se vai da uno psicologo ti può dire sì, ma tu sei qua per ascoltarmi, però non capisci quello che io in questo momento. Parlando tra disabili e disabili abbiamo un approccio, un faccia a faccia molto più duro, e non puoi scappare via le tue responsabilità che hai al momento. È facile dire in alcuni momenti non ce la faccio, ma perché non sei stato in mezzo ad altre persone disabili che puoi vedere quello che fanno e quello che riescono a fare. Solitamente quando si è disabili si riesce a fare molto di più di quello che si era prima. Si scopre quindi anche una forza che non si sapeva di avere. Eh sì, perché si sviluppano sensi che non conosciamo, che non sfruttiamo nella giornata, nei giorni quotidiani, perché abbiamo per scontato tutto. E allora quando si diventa disabili si impara ad usare anche quello che non si usava. Tra virgolette anche i piedi, se si può. Allora abbiamo ancora qualche secondo in cui vogliamo ricordare che questo fine settimana sarà possibile incontrare ANMIL e tante altre associazioni a Liberamente, il Festival di Novi Ligure, insieme anche al Disability Manager Bruno Ferretti. A Claudio però chiederei anche di darci qualche contatto dell'associazione per chi magari ci ha ascoltato e vorrebbe parlare con voi. Sì, noi siamo presenti in tutta Italia perché siamo un'associazione nazionale e in ogni provincia, in ogni diciamo quasi comune c'è una sede ANMIL. Siamo reperibili su Facebook o su internet, su ANMIL, si può cercare anche in ANMIL Alessandria, ANMIL Milano, in base alla regione del comune, oppure c'è il proprio sito ANMIL Sport per chi vuole indicazioni e avvicinarsi al mondo dello sport per i disabili. In Alessandria abbiamo una sede in via Gramsci, vicino alla sede INAIL.
per chi volesse venire da noi. Bene, allora contattate Anmil, Anmil Sport, sia che vogliate prendere parte alle attività, sia che vogliate sostenerle. Intanto grazie mille Claudio Visciglia per essere stato con noi questa mattina, a presto e buon and bike allora. Grazie mille, buona giornata.